C'è un pizzico di emozione perché questa intitolazione rafforza il legame che io, assumendo il comando il 24 luglio, ho trovato già esistente e forte tra le autorità civili di tutto l'agrocomocerino sarnese e tutte le unità dell'esercito presenti nell'agrocomocerino sarnese. Rinsaldata quindi l'unione tra l'esercito italiano e la comunità di Nocera Inferiore in questa giornata di intitolazione del piazzale antistante, la caserma Libroia, dove insistono i militari che da sempre fanno sentire con la loro presenza più sicuri i cittadini nocerini e più in generale di tutto l'agro. Stamane alla cerimonia presente anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, Gioacchino Alfano, e tra gli altri il comandante del secondo comando Forze Operative di Difesa, il generale Luigi Deleverano. L'esempio di una città che sa leggere l'esempio dell'esercito, quindi sono due esempi stamattina che si accoppiano in un modo non frequente, nonostante i sindaci hanno massimo rispetto per le forze dell'ordine e di polizia e in particolare per l'esercito italiano, però oggi c'è qualcosa in più. Io ho fatto il sindaco intitolare una piazza, uno spazio non a un caduto, e ce ne sono tanti purtroppo valorosi, non a un militare o a un soggetto che si è distinto nel ripristinare la sicurezza e la libertà, ma all'esercito italiano. E quindi questa è un'occasione unica che mi vede protagonista, delegato dal ministro, che dovrò ricordare perché lei ci deve essere presente. Quindi una città che si accoppia a una realtà importante del paese. Aggiungo una cosa che dico ai giovani in particolare, questo è lo Stato. Questa operazione di intitolazione di oggi, che è un atto di alta valenza anche di carattere comunale, nazionale e politica per quanto riguarda il popolo italiano, vuole essere un segno di riconoscimento dell'opera dell'esercito italiano nei confronti di questa terra, di quello che quotidianamente noi facciamo e abbiamo fatto per questa terra. Volevo ricordare non solo l'operazione Strade Sicure, che lo facciamo quotidianamente, ma anche quello che è stato negli anni passati l'apporto delle forze armate, dell'esercito in particolare, in questa terra martoriata dal terremoto dell'Irpinia e Basilicata del 1980 e dall'alluvione proprio in questo agro nocerino sarnese dove ci troviamo. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, in questa giornata di festa, intanto è tornato a parlare della riqualificazione della caserma Tofano. Dialogo con la difesa e con l'esercito c'è, quella è una caserma ormai assegnata alle agenzie del demanio per la collocazione, è un bene monumentale in quanto tale suscettibile di allocazione, perché già tempo fa se ne è parlato, aspettiamo che diventi operativo, ma non dipende dal comune questo, di allocazione dei beni museali, degli scavi di Ercolano Portici Pompei, e che potrà essere un punto di riferimento culturale per l'intera valle dell'Agro Nocerino e per l'intera Campania.